Abbiamo convocato di gran fretta la seconda commissione e io stessa, come ha detto il Presidente Anselmi, ho voluto partecipare a che questa commissione venisse convocata proprio perché la questione forse poteva arrivare finalmente a un fine, questa situazione delle ATC. Siamo partiti da lontano nel 2014, non vi starò a fare tutto l'excursus perché chiunque lo voglia ricostruire dovrebbe semplicemente andare a rivedere quelle che sono state le nostre affermazioni, le nostre avvisi anche che abbiamo fatto riguardo tutti i profili di incostituzionalità che la riforma del 2014 e le successive proposte di legge hanno comportato. Diceva l'assessore Remaschi che appunto questa legge, queste proposte di legge rispondevano a esigenze che sono state condivise, approvate con tutti e si parla appunto delle associazioni venatorie, degli agricoltori, di tutti quelli che hanno interesse a tutte quelle che sono le leggi sulla caccia. Forse, Assessore, però ci voleva, come le dicevo prima in commissione, anche il coraggio di dire a queste persone che fanno delle richieste legittime, perché noi del Movimento 5 Stelle siamo i primi a dire che dobbiamo ascoltare i cittadini e i portatori di interessi sulle materie che le riguardano, ma bisogna anche avere il coraggio di informarli di quelle che sono le leggi nazionali, quindi le leggi sovraordinate, che delle volte impediscono loro di fare quello che vorrebbero. Oppure dirgli, guardate, questo è ciò che volete, questi sono i vostri intenti, vanno fatti con modalità diverse che quelli che noi, rispetto a quelli che noi dal primo momento abbiamo definito una serie di pastrocchi e di ingarbugliamenti, di toppe che sono state messe a partire dalla riforma del 2014 ad adesso. Non vi sto a ripetere tutti i profili di illegittimità che hanno comportato queste due leggi, non ultima la legge 39, che attenzione abbiamo detto è particolarmente grave perché errore nell'errore si pensa di fare una legge che porti avanti fino al 31 dicembre 2016 uno stato di illegittimità di queste famigerate ATC che non andavano mai accorpate. Lei aveva detto si cercava di fare un risparmio, di cercare di venire incontro appunto a esigenze di carattere pratico. Non si può fare tutto questo andando contro la legge nazionale, che è la 157 del 92, che ha carattere cogente. Io questa cosa qui mi permetto sommessamente di fargliela notare. Non si può andare oltre. Usciamo dal merito, è una legge obsoleta, è una legge da riformarsi. Si interviene in conferenza Stato-Regioni, si fa appello al governo, che se non ricordo male è del PD come voi, quindi insomma un certo scambio ce lo potete avere. Fate un altro tipo di confronto. Aprite anche questo confronto a noi. Finora voi avete ascoltato queste associazioni. Se aveste ascoltato anche noi, che non vi facevamo interventi di carattere politico, ma molto tecnico. Molto semplice, vi dicevamo, proprio la Bolkestein su quanto riguarda i balneari, altre cose, non vi hanno insegnato niente. Delle volte semplicemente vorremmo avere davvero un confronto molto aperto e semplicemente vedere se si può fare anche il lavoro che chiedono i portatori di interesse in maniera differente. Tutto questo è stato precluso fino ad ora e adesso ci troviamo di fronte a una nota, a una commissione convocata velocemente. Con la stessa velocità io ho chiesto che ci venisse presentata questa nota con queste suggestioni, questi suggerimenti che veniva dati dal governo, salvo scoprire al termine della commissione, dopo che mi è stata data, che è una lettera del Ministero dell'Ambiente al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza, dove, dopo aver fatto tutte le considerazioni che sono le stesse che abbiamo fatto noi in sede di commissione, in sede di consiglio, si arriva a dire, per i motivi sopra esposti, questo ufficio chiede a codesto dipartimento di voler proporre l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge Regione Toscana 39-2016, limitatamente all'articolo 2. Per me doveva intervenire anche prima. In ogni caso vale il principio meglio tardi che mai. Solo sul finale dà dei piccoli suggerimenti che sono quelli che voi avete recepito in questa proposta di legge che ci avete presentato in commissione, con l'istituzione di gestioni commissariali. Perché voi non potevate presentare il commissariamento di enti che per norma, per legge non possono esistere, dovrebbero essere considerati decaduti dal giorno dopo dell'emissione della sentenza della Consulta della Corte Costituzionale. Lo sapevate che non potevate dichiararli commissariati. Avete messo il termine gestione commissariale delle funzioni. Benissimo, gestione commissariale per lo svolgimento di funzioni di carattere amministrativo, molto semplicemente, che però dovrebbero essere fatte da comitati di gestione che gestiscono le ATC istituite così come dichiarato in maniera illegittima. Questo è un sofismo fatto dal vice capo vicario Giuseppe Mazzotta, molto sottile, la legge italiana nel suo essere estremamente prolissa, veramente dà luogo a tante possibilità interpretative e questa qui sicuramente è una particolarmente, diciamo, ingegnosa. Detto questo, si continua in uno stato di illegittimità e si cerca di fare
toppe, della toppa e ricucitura. Assessore, tutto questo non poteva essere evitato, tutto questo non si poteva fare diversamente. Noi molto sommessamente ci limitiamo a fare quelli che sono degli appunti, ma io dico, lei, in seguito a tutti i colloqui che ha avuto con le varie, non pensava che poteva essere fatto qualcosa di meglio? Già a partire da quello che è stato fatto nel 2014. Secondo noi sì, con un po' di più di ascolto da parte delle opposizioni, secondo noi tutto questo poteva essere evitato, perché è imbarazzante per la Regione Toscana portare queste cose qui. Per noi è imbarazzante. Quindi per me tutto, siamo arrivati veramente a una conclusione di un iter indicibile da parte nostra. Il fatto che non mi sia stata presentata, non ci sia stata presentata e condivisa con tutti questa nota, secondo me è altrettanto grave. Noi l'abbiamo chiesta, abbiamo fatto tutto in velocità, altrettanto velocemente ci doveva essere portata questa nota per farci capire bene cosa si stava svolgendo negli uffici della Giunta. Tutto questo veramente ci porta a dire che noi non possiamo neanche partecipare al voto di una cosa del genere e ci faccia una seria riflessione per gli atti che verranno in futuro, perché si dovranno contrarre, dovranno essere portati avanti con le modalità con cui sono state portate avanti finora. La nostra posizione sarà continua e dura. La invitiamo un'ennesima volta, maggiore condivisione, si possono trovare dei punti di incontro, non con queste modalità e non con questi mezzi.